Benvenuti su Asfalto 20, siamo qui insieme a commentare la quarta vittoria stagionale della Ferrari, la seconda consecutiva e la terza stagionale di Charles Leclerc, che dopo la sfortuna degli ultimi Gran Premi finalmente è tornato a vincere. Purtroppo abbiamo accusato un ritiro per Carlos Sainz che dopo l'ultima vittoria a Silverstone, la prima in carriera, e dopo la sprint race di ieri che ci ha fatto vedere un Carlos veramente motivato a lottare anche lui per il titolo mondiale, ha accusato uno stop. Andiamo a vedere dopo la sigla tutto quello che è successo durante il Gran Premio austriaco. Partiamo da Charles Leclerc che finalmente, dopo le ultime sfortunate prove, riesce a tornare a vincere il Gran Premio di Austria. Ricordiamoci che in Spagna stava letteralmente dominando prima che un guasto lo privasse della terza vittoria stagionale che ha ottenuto oggi. A Baku un altro guasto gli ha impedito di lottare per la vittoria. A Monte Carlo e a Silverstone due errori strategici da parte dei box l'hanno privato di due meritatissime vittorie, probabilmente di due meritatissime doppiette da parte della Ferrari. E anche oggi purtroppo con il guasto di Carlos un'altra doppietta sfumata, ma adesso siamo qui a festeggiare una seconda vittoria consecutiva della Ferrari, il ritorno di Charles, che probabilmente è il pilota del cavallino che ha più possibilità di vincere questo mondiale, sia per le prestazioni, sia per la concentrazione, sia per la fame di vittorie, insomma, per tutto quello che si è visto in queste stagioni, ma particolarmente in questo proseguo del campionato. Non dimentichiamoci del finale Cardio Palma. Charles Leclerc, gli ultimi giri, ha avuto un problema al pedale dell'acceleratore quando andava a frenare. Il rilascio, quindi l'acceleratore, il gas rimane aperto di un 20-30%. Ricordiamo che l'acceleratore in Formula 1 è elettronico, non c'è il cavo come la normale macchina che potete utilizzare tutti i giorni, ma un acceleratore elettronico. E quindi quando rilasciava l'acceleratore, invece la centralina riapriva il gas del 20-30%, e questo ha provocato dei problemi. Charles è stato veramente bravo a gestire negli ultimi giri questo problema e si è portato a casa meritatamente questa vittoria. Non è stata una gara semplice per Charles. È partito molto aggressivo, ha fatto un attacco incredibile su Max Verstappen, è partito da molto dietro e ha tentato una staccata incredibile, non è riuscito a passare, ma poi si è rifatto qualche giro dopo con un sorpasso veramente fenomenale. Max che andava a chiudere, ma lui è riuscito a passare, come potete vedere dalle immagini, è stato un grandissimo sorpasso. Poi con la strategia ai box, Max è sempre fermato prima perché aveva problemi di gomme. Invece la Ferrari ha allungato sempre gli stint e quindi Charles ha dovuto sempre risorpassare, ma è stata pura formalità. Ovviamente durante il Gran Premio dicevo no, cavolo, perché non lo marchiamo uomo, soprattutto quando si è stato il secondo pit stop, quando Charles è ripassato in testa per la seconda volta. E quindi dicevo forse sarebbe meglio marcarlo uomo, invece questa volta la Ferrari non ha sbagliato nulla, perché comunque fortunatamente la Red Bull aveva problemi di gomme, andava in crisi con le gomme, quindi stavolta, ripeto, la Ferrari non ha sbagliato nulla, è riuscita strategicamente a fare le scelte perfette, il pilota è stato perfetto. Purtroppo anche Carlos probabilmente sarebbe arrivato secondo facilmente e solo un guasto alla macchina gli ha impedito di ottenere quel secondo posto. Ora Charles è tornato al secondo posto in classifica, superando Perez, e a 38 punti da Max Verstappen. Max che oltre a vincere la sprint race ieri è riuscito a ottenere anche il giro più veloce. Quindi sarà un mondiale veramente combattuto. Charles, come ho detto tante volte, non è. Charles e la Ferrari non sono ancora fuori dai giochi. Il mondiale è lungo, siamo solo all'undicesima gara, manca più di metà campionato. Però, dopo questa undicesima gara, diciamo che i valori in campo si sono riallineati. Purtroppo, anche a causa del guasto alla macchina di Carlos Sainz, Charles è riuscito a riprendere quel vantaggio di punti che potrebbe poi spingere veramente Binotto e la Ferrari a puntare solo su di lui, perché fino adesso, sino a questa gara, Charles ha dimostrato di averne di più e di essere l'unico pilota di contrastare veramente Max Verstappen. Dobbiamo fare comunque complimenti a Carlos Sainz che ieri nella sprint race è stato veramente aggressivo, si è tolto quella sorta di sudditanza nei confronti di Charles e forse la vittoria della scorsa gara è servita a motivarlo a ottenere quel surplus di prestazione, che anche la lotta costruttori potrebbe servire a portare la Ferrari in alto. Quindi complimenti alla Ferrari, complimenti a Charles Leclerc che finalmente torna a riprendersi quella vittoria che
che fa morale, che gli fa capire che il mondiale non è ancora chiuso, che la macchina è veloce e tutto può succedere. Ma complimenti anche a Carlos Sainz, che ha fatto un ottimo weekend e solo un guasto l'ha privato. Però se analizziamo la stagione sino adesso, Charles ha avuto dei guasti quando stava letteralmente dominando la corsa, mentre Carlos ha fatto più errori tra qualifiche varie. Ha fatto più errori nel corso della stagione tra qualifiche e gara. Quindi, nel senso, va un po' a compensarsi nell'arco dell'anno le sfortune e le fortune altrui. Complimenti comunque a Verstappen, che ha ottenuto una grandissima pole position, è stato autore di un'ottima prestazione nella sprint race, e oggi solo una super Ferrari, un super Leclerc l'ha privato di un'altra vittoria. Complimenti anche a Mick Schumacher, autore di una grandissima gara, è stato veramente bravo, convincente, come non è stato mai sino adesso. Mi devo ricredere un po' su Mick, oggi è stato veramente bravo, quindi faccio i complimenti, è stato bravo, è arrivato davanti al compagno di squadra, ha attaccato come doveva attaccare e soprattutto ha fatto un grandissimo duello con un 7 volte campione del mondo, Lewis Hamilton, in grande recupero, lui e la Mercedes, quindi ragazzi, quindi tanta roba Mick, complimenti, devo fare i miei complimenti anche se ho avuto molto spesso dubbi su di te, quindi per ora faccio i complimenti, vedremo nel corso della stagione, fatemi sapere cosa ne pensate anche di Mick. Complimenti a Lewis Hamilton, al terzo posto, la Mercedes risalita, 7 volte campione del mondo, dimostra che ancora non ha voglia di attaccare il casco al chiodo, però la Mercedes ancora non è in grado di lottare per il mondiale, di lottare per le singole tappe. Vedremo col cambio regolamentare nelle prossime gare cosa succederà, se Ferrari e Red Bull continueranno a farla da padrone oppure la Mercedes su qualche altro team potrebbero entrare nella lotta al vertice. Però questo lo potremo sapere solo nelle prossime gare, intanto questo mondiale sino adesso ci ha regalato degli spunti bellissimi, non è per nulla scontato, la Red Bull è forte, Verstappen è forte, la Ferrari è forte, Charles Leclerc è forte e senza qualche errore strategico probabilmente oggi avremo una Ferrari molto più vicina alla testa della classifica costruttori e un Charles Leclerc che quasi appagliato a Max Verstappen, quindi sarà un mondiale lungo e ce lo goderemo fino in fondo. Se vi è piaciuto questo video, se volete vedere altri video, se volete farmi sapere cosa ne pensate, commentate, mettete un bel like e iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video, che cercherò, promesso, di fare qualche video in settimana per approfondire le varie tematiche che usciranno sul tema Formula 1.